Oggi voglio darvi una bella notizia, perché è stato pubblicato il più grande studio al mondo sul legame tra vaccini e autismo e ha concluso, tenetevi forte, che non esiste nessun legame tra vaccini e autismo, per cui anche questa assurda fake news senza alcun fondamento scientifico è stata smentita per l'ennesima volta, speriamo l'ultima, non prima però di aver causato parecchi danni. Perché dovete sapere che nell'anno 2019, mentre ormai i pacchi vengono consegnati con i droni e l'uomo si prepara ad andare su Marte, un gruppo di individui che si distinguono dalle persone normali con il soprannome di Novax ha deciso di non credere più nella scienza e nella medicina e quindi di non fidarsi di scienziati e ricercatori che le studiano da decenni e che gli stanno dicendo di vaccinare i propri figli. E qual è il motivo? Il motivo è che scorrendo l'home page di Facebook hanno trovato il link ad un blog anonimo su cui c'è scritto che le vaccinazioni, l'intervento di sanità pubblica più importante nella storia dell'umanità, sono in realtà un complotto contro di loro. Adesso, qualsiasi persona normale si sarebbe messa a ridere, li avrebbe rispediti in prima elementare, ma soprattutto gli avrebbe tolto la tutela dei figli. Invece, in questo grande esperimento sociale che è il pianeta Terra, ciò che è scontato anche per un bambino viene messo in dubbio dagli adulti. Per cui questi individui si sono radunati in una sorta di movimento. Sono stati bombardati di notizie false da parte di personaggi ignoranti e politici populisti e così hanno cominciato a protestare perché vogliono essere liberi di scegliere, senza ovviamente capirne assolutamente nulla, se i propri figli devono poter morire di morbillo oppure no. Ok, ma quali sono i dati a supporto di questa gente? Di sicuro nessuna pubblicazione scientifica, al massimo qualche video trovato su YouTube e alcuni vecchi esperimenti distrutti dalla scienza in tutto il mondo, come quello di un certo Andrew Wakefield che nel 98 pubblicò uno studio che collegava un vaccino all'autismo. Peccato però che non fu mai in grado di replicare i risultati e che in seguito si scoprì addirittura che aveva falsificato i dati per interessi economici, motivo per cui fu radiato dall'ordine dei medici, ma questo non lo dice nessuno. Oltre questo, una serie di timori e paure totalmente infondate, tipiche di chi non ne sa assolutamente nulla, come il fatto che nei vaccini ci sarebbero sostanze tossiche o che in Italia 10 vaccini obbligatori siano troppi. È accaduta la stessa cosa su tante altre vicende, dai terrapiattisti alle scie chimiche, ma nessuna si è rivelata tanto dannosa e pericolosa come quella sui vaccini, che negli ultimi anni ha determinato un calo drastico dei vaccinati e la ricomparsa di malattie come morbillo, rosolia, parotite. Pensate che nel 2018 si sono registrati oltre 2500 casi di morbillo e 8 persone sono morte, mentre nel 2019, solo nel primo trimestre dell'anno, abbiamo registrato già 900 nuovi casi di morbillo. Direi quindi che adesso possiamo smettere di prendere anche solo in considerazione chi ancora oggi sostiene teorie antiscientifiche o complottiste, a maggior ragione se sono pericolose per la salute delle persone e dei bambini. E se in Italia l'obbligo di vaccinare i propri figli non fosse sufficiente, possiamo adottare misure ancora più forti ed efficaci per spegnere questi focolai di ignoranza, come ha fatto il sindaco di Rimini, che ha previsto sanzioni di 50 euro al giorno per i genitori che mandano a scuola bambini non vaccinati. Oppure possiamo ispirarci a modelli stranieri, come quello inglese, tedesco o americano, dove le persone non vaccinate non hanno accesso alle stesse tutele delle persone che invece hanno seguito tutti i vaccini. Il compito dello Stato non è consentire a chiunque di prendere qualsiasi decisione su qualsiasi argomento, ma prendersi cura dei suoi cittadini decidendo per loro ciò che non può essere scelto in autonomia. Vaccinare o non vaccinare i propri figli, a che età e con quanti vaccini, non è libertà di scelta, non lo decidono le mamme con un sondaggio su Facebook o un referendum, ma lo stabiliscono i medici in base ad evidenze scientifiche dimostrate e riconosciute da tutte le organizzazioni sanitarie nel mondo. È lo stesso motivo per cui la procedura di un'operazione chirurgica non la sceglie il paziente, così come la struttura di un aereo non la decidono i passeggeri e i grattacieli non si progettano con il televoto da casa. Ma la vera causa di tutto questo è che fino ad ora vi hanno sempre mentito. Io oggi voglio svelarvi la verità, perché negli ultimi 10 anni vi hanno raccontato che potete fare tutto, che siamo tutti uguali e che qualsiasi vostra opinione vale quanto quella di un astrofisico o di un chirurgo. Questo è vero, ma se parliamo di pizze fritte, di canzoni, di partite di calcio, se invece parliamo di scienza, medicina, ingegneria o qualsiasi altro argomento che richiede anni di studio, ricerca e preparazione, la verità è semplicemente che uno non vale uno.